La disciplina e il rispetto delle regole dovrebbero essere i veri valori dello sport, che purtroppo passano spesso in secondo piano, specie nel calcio che conta, dove i lauti guadagni degli atleti e i frequenti episodi di violenza negli stadi non rispecchiano lo spirito decubertiano. Per inculcare nei giovani il vero senso dello sport, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, per il sesto anno consecutivo, ha promosso il progetto I valori scendono in campo. Iniziativa che oggi si è chiusa in 100 città italiane e che ha coinvolto studenti e docenti delle scuole primarie. In provincia di Agrigento, la festa finale del progetto si è svolta allo stadio comunale Giovanni Bruccoleri di Favara. 8 gli istituti scolastici coinvolti che hanno anche preparato degli elaborati grafici. I lavori, giudicati migliori, sono stati esposti a bordo campo. Soddisfatti della bella giornata di sport, si sono detti i responsabili di zona del progetto, ovvero i docenti Stefano Valenti e Angelo Caramanno, rispettivamente delegato per l'attività di base e delegato per l'attività scolastica della FIGC. Per il sesto anno consecutivo siamo orgogliosi di Stefano di organizzare questa bella manifestazione, valore scendere in campo, un biglietto nazionale. E in provincia abbiamo coinvolto 8 scuole, di cui 4 di Favara, uno di Canicattì, due di Palmonte Chiaro e una di Licata, che per motivi tecnici non è presente, però ha fatto gli elaborati e quindi diciamo che ha partecipato pure. Questa è una manifestazione bellissima, riuscitissima, perché vediamo il coinvolgimento di tanti bambini, dei genitori e delle maestre con entusiasmo, e soprattutto non c'è la competizione che c'è di solito nel calcio, quella agonistica. Quindi il vero divertimento e il vero amore per il calcio è questo di qua. Sono queste delle manifestazioni che noi portiamo avanti, come diceva Angelo, con molta voglia e con molta buona volontà. È la sesta edizione, per noi è la sesta, ma per tanti bambini è la prima, perché ogni anno cambiamo bambini e cambiamo maestre, quindi per loro è la prima volta che scende nel campo, è la prima volta che magari tantissimi di loro utilizzano questo stadio o che vedono questo stadio, e per noi è un motivo d'orgoglio, perché per istruttori, insegnanti di educazione fisica come siamo io e Angelo, che camminiamo sempre, andiamo sempre per le scuole, per i campi, a inculcare il modo come poter utilizzare il gioco del calcio non come espressione e raggiungimento del traguardo massimo di andare a giocare in Serie A, perché questo è un traguardo difficilissimo, ma come un mezzo educativo, come mezzo di socializzazione, come mezzo di aggregazione. Per noi è una grandissima soddisfazione vedere che l'ennesima manifestazione che organizziamo è riuscita, possiamo dirlo, è riuscita nel miglior dei modi, con un grande entusiasmo dei bambini, come tu stesso stai osservando, la grande collaborazione delle maestre e con l'approvazione dei dirigenti scolastici, che sono gli organi che noi ci permettono di fare questo progetto.